Hasta la vista, ragazzi! Io sono Cyborg Gamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Rieccoci qua, ragazzi, con i nostri carissimi Gohan Super Saiyan Full Power e C16, la coppia di guerrieri davvero potentissimi ma con un animo gentile. Ragazzi, potremmo definirla la coppia migliore di Dragon Ball Z, almeno per me è così, ragazzi, semplicemente perché appunto questi due personaggi, raga, insieme stanno benissimo, sono molto molto simili e non vorrei mai distaccarli, ma purtroppo sappiamo come andranno poi le cose. Però, ragazzi, vederli adesso così simili e stare insieme così bene, parlare tranquillamente, mi fa una gioia immensa. Comunque, oggi andremo assolutamente a continuare questa lunga missione storia che stiamo affrontando già da parecchi episodi e non finisce ancora, dal punto preciso in cui l'abbiamo interrotta nello scorso episodio, in cui Gohan e C16 sono ritornati alla Capsule Corp e abbiamo sbloccato poi l'emblema anima d'argento di C16 che assolutamente non mi sarei mai aspettato e quindi sono stato molto molto contento di questo. Ma prima di continuare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare, se non l'avete visto, lo scorso episodio in cui, ragazzi, siamo andati ancora una volta a continuare questa missione storia che vi ho detto è bella lunga. Praticamente, ragazzi, possiamo dire che questa scorsa parte è stata totalmente incentrata sul nostro caro C16. Infatti C16 ha fatto delle rivelazioni davvero assurde che non mi sarei mai aspettato e sono rimasto di stucco, e dopodiché sono arrivati dei maledetti bracconieri che volevano far del male agli animali che erano vicino a C16. Sappiamo che C16 appunto vuole benissimo alla natura e agli animali e quindi Gohan è intervenuto, ragazzi, e gliene ha date di santa ragione a questi bracconieri, quindi il tutto è finito per il meglio. Tra l'altro, la cosa stupenda è che questo gioco per la prima volta ci ha mostrato l'amicizia tra Gohan e C16, che, ragazzi, è davvero straordinaria. I due hanno parlato per davvero tanto tempo e abbiamo scoperto cose che non sapevamo. Quindi, ragazzi, se per caso non avete visto lo scorso episodio, mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati. Detto questo, adesso è il momento di andare avanti nella missione, quindi avanti. Oh, ragazzi, eccoci qua di nuovo a casa di Goku. Goku dice: oh, ok, ma quindi Gohan è rimasto alla Capsule Corp, non penso sia ritornato. Ok, che altro succede? Quindi sono ritornati qui, ragazzi, quindi non ci hanno fatto vedere appunto il picnic, la gita che hanno fatto, cioè sono già ritornati, quindi non so se Gohan poi ci è andato effettivamente. Ah, vedete? Quindi Gohan è da Bulma, mi stavo giusto chiedendo dove fosse andato. Quindi, ragazzi, non ho capito, ma Gohan ha tipo detto che sarebbe andato al picnic, alla gita, e poi non è andato più. Ma che cavolo combina Gohan, raga? Ma è proprio un monello. Oddio. Sì, ha detto che trascorrerà lì la notte. Ok. La famiglia di Bulma è ricchissima. Scommetto che Gohan si starà godendo un banchetto da re. Ha voglia, raga, se sono ricchi, mamma mia. Non sei neanche un po' invidioso, Goku? Beh, sai, sono una buona forchetta, ma nessuno batte la tua cucina. Oh, fai complimenti a Kiki, raga, oddio. In tutta onestà, la preferisco a qualsiasi banchetto del mondo. Bravo, Goku, bravissimo. Ti stai comportando egregiamente. Davvero? Oddio, ragazzi, adesso arrossisce Kiki, mamma mia, con tutti quei complimenti. Stai esagerando, ma grazie. Oh, che imbarazzo, ecco, è diventata rossa. Ok, raga, vediamo che cosa accade. Oh, ragazzi, eccoci qua, di nuovo a casa di Goku, ce la fanno vedere 10 miliardi di volte, comunque. Poco dopo il ritorno a casa di Gohan, sì, cosa succede, voglio capire. Edizione straordinaria, raga, parla lo speaker. Ok, che cavolo sta accadendo? La Guardia Reale, partita per eliminare il mostro conosciuto come Cell, sì, come se servirebbe a qualcosa mandare appunto la Guardia Reale, è stata decimata da un attacco di potenza straordinaria. Ripeto, ragazzi, mi ricordo ovviamente ste scene nell'anime che Cell si mette a fare bordello contro appunto l'esercito, la Guardia Reale, tutto quanto, distrugge tutto. Maledetto a lui. Vediamo, ragazzi. Ok, Gohan dice, è terribile, tra l'altro è tornato Gohan, finalmente. Tutte quelle persone innocenti. Lo so, purtroppo quello è Cell, raga. Maledetto mostro. Ok, che fa Goku? Se ne va col teletrasporto, tipo? Kiki, devo andare a parlare con Junior. Torno subito. Vai, Goku, dai, veloce. E se ne va, ragazzi. Goku è sparito. Di cosa deve parlare con Junior? Ragazzi, che ne sappiamo noi? Che ne sappiamo? Ah, ok, no, no, no. Invece lo sappiamo. Stiamo parlando delle sfere del drago. Ci vuole un nuovo supremo, quindi Dende.
Ed è qui che decidono che serve un nuovo supremo per le sfere del drago, visto che adesso non ci sono sulla Terra, visto che appunto Junior e Supremo si sono uniti, quindi sono dei sassi le sfere in questo momento. Non lo so, ecco, Gohan e Kiki non lo sanno però. Ok raga, perfetto. Eccoci qua ragazzi, dopo tanto, appunto, Goku ritorna qui. Cioè, dopo un giorno, due giorni, non lo so di preciso, comunque ritorna qua. Ok, Goku va da Junior, salve. Che c'è, Goku? Ok, Goku dice, non potrai più tornare come eri prima di riunirti con Dio, vero? Eh no, raga, assolutamente no. Cosa? Quando vi siete uniti, le sfere del drago sono scomparse, no? Giusto, raga, lo sappiamo benissimo. Avrei voluto usare le sfere del drago per riportare in vita tutte le persone uccise da Cell. Ok, un obiettivo nobile, raga, ovviamente. Hai ragione, ma è impossibile, non ci si può più separare dopo essersi riuniti. Ecco, raga, lo sapevo benissimo, ovviamente. Altrimenti non avrei esitato così tanto a unirmi a Dio. E sì, se fosse stata una cosa che ti unisce e poi ti stacchi, non ci avrebbe pensato così tanto Junior, subito l'avrebbe fatto. Wow, deve essere stata dura. Certo, raga. Sta pensando. Ci sono, e se chiedessi a uno dei Namecciani sopravvissuti di venire sulla Terra? Buona idea, raga, ed è qui che viene Dende. Se ce lo fanno vedere adesso? Se accettasse, avremmo un nuovo guardiano, un nuovo supremo, ecco. E in questo modo le sfere del drago potrebbero rinascere. Mamma mia, ragazzi, Goku ha sempre le idee più geniali. Ottima idea, dice Mr. Popo. Io vado, incrociate le dita. Ok, raga. Quindi va già su una Mech? Credo? Sì, raga, su una Mech già. Ok, con l'aiuto di Re Kaio, Goku localizza il nuovo pianeta dei Namecciani sopravvissuti. Quindi Neo Namek, perché quella vecchia è stata distrutta, quindi c'è un nuovo pianeta dei Namecciani, lo sappiamo bene. Dopo averlo raggiunto con il teletrasporto, Goku viene accolto dagli abitanti come un eroe. È ovvio, raga, cioè ha salvato praticamente tutti quanti, ha distrutto Freezer più che altro. E raga, qui vediamo un sacco di Namecciani, da quelli alti a quelli bassi, tutti con abiti diversi, e questo qui che ha davanti Goku è Mori, praticamente è il nuovo anziano saggio del pianeta Namek. Goku spiega loro i problemi della Terra e chiede al nuovo capo anziano Mori se ci sia qualcuno in grado di diventare il nuovo dio della Terra, il nuovo supremo insomma. Proprio come nell'anime il tutto, fortunatamente Mori ha proprio la persona adatta. Ok, quindi Dende sicuro. E quella persona è una nostra vecchia conoscenza. Vedete Goku com'è contento, raga? Mamma mia, il piccolo Dende, tra l'altro. Ok. Fantastico, ragazzi. Ed ecco che compare Goku all'improvviso con Dende. Ma guardatelo quanto è figo! Ok, mi ricordo che c'era un bug, raga, in una missione, appunto, della saga di Freezer, in cui prima era morto Dende e poi all'improvviso si vedeva che dopo essere morto vagava, camminava, c'era questo piccolo bug, ora non so se lo hanno risolto. Dende, dice Junior. Junior, quanto tempo? Tutto contento, raga, una bella vocina, già. Resta qui, vado subito a prendere Gohan e Krillin. Ok. Ok, ragazzi, subito Goku è andato, abbiamo Krillin e appunto Gohan Super Saiyan, mamma mia. Vediamo. Cosa? Dice Gohan. Gente, vi presento il nuovo dio della Terra, il nuovo supremo. Mamma mia, raga, che figata. È ancora piccolino Dende qui, però. Sei proprio tu, Dende? Da quanto tempo? E infatti, ormai l'avevano lasciato su Namek, faceva parte della saga di Namek, no? Riconosci questo biondino? È Gohan. ragazzi, avrà difficoltà Dende a riconoscere Gohan così. Krillin, Gohan, che bello rivedervi. Oddio, ragazzi, gli occhi spalancati al massimo, Dende. È vero che diventerai il nostro nuovo dio? Già, sono felice di avervi ritrovati. Sì, ragazzi, è qui che diventa il supremo, appunto. Dende, puoi davvero ricreare le sfere del drago? Certo, raga, è proprio così. Per prepararle ci vorranno circa 100 giorni, e me lo ricordo dall'anime tutto ciò, quindi ok, ci siamo. Ma se usiamo quelle che ora sono tornate semplici sassi, posso ripristinarle subito e facciamo prima possibile, quindi usiamo quelle della terra, trasformiamo quelle. Davvero? Perfetto! E potremo esprimere 3 desideri come per il drago di Namek? E certo, raga, vengono potenziate da qui in poi. Sì!
E potremo comunque resuscitare più persone con un solo desiderio? Sentiamo. Credo sia possibile, modificandole un po', perché adesso possono portare, appunto, in vita una persona per desiderio. Sono tre desideri, quindi tre persone appena, come quelle di Namek, quindi bisogna modificarle un po' ste sfere. Ma così facendo si potranno esprimere solo due desideri. Giusto, sì, perché appunto un desiderio del genere di portare tanta gente tutta insieme consuma due desideri, me lo ricordo. Tutto qua? Dice Gohan, tutto sorpreso. Vediamo, raga. Per me va bene, avanti. Ok. Bene, inizierò subito. Dai, dai, Dende, datti da fare. Ok, Popo se ne va, Dende se ne va. Attenzione ragazzi, ho sentito un suono stranissimo e bellissimo. Dende dice, fatto, le sfere del drago dovrebbero essere state ripristinate. Fantastico. Cosa? Di già? Sì, mi ricordo anche nell'anime che tutti rimangono stupiti. Fantastico, troppo veloce. Incredibile, questo piccoletto ha un potere straordinario, pensa Junior. Ci farà comodo d'ora in poi. Bene, allora vado a raccogliere le sfere. Quindi raga, Goku va subitissimo. Gohan, il nostro allenamento termina qui. Resta con Dende fino all'inizio del Cell Game. Quindi già non si allenano più, ragazzi. Non so quanti giorni effettivamente sono passati, però non si allenano già più. Cioè, è uno sbaglio, perché comunque un po' più di forza l'avrebbero avuta, no? Ma... rilassati, non aver paura. E fa sempre così Goku, perché scarica tutta la responsabilità della Terra su Gohan, lo sappiamo. A presto! Ok, raga, quindi Goku se ne va? Prendiamo noi il controllo di Goku, ovviamente. Ok, il successore di Dio trova le sfere del drago ripristinate. Allora, siamo ritornati di nuovo con Goku da solo, quindi senza Gohan e senza altri personaggi. E qui la missione storia ci dice di andare appunto a prendere le 7 sfere del drago. E ragazzi, ovviamente lo faremo. Ma per oggi io direi di fermarci qua, anche perché abbiamo visto tanta roba. Qui ragazzi vedo che la missione storia precedente finalmente l'abbiamo conclusa e siamo passati ad una nuova missione storia chiamata Arrivano gli androidi, episodio 8, il successore di Dio, quindi perfetto. E abbiamo da fare altre 5 missioni secondarie tutte con Goku, raga. Una roba veramente assurda, eh. Sono tantissime, 5 missioni, però le andremo a fare successivamente. Sono una per Balzar, una per il maestro Muten, una per Pilaf, una per Otto e una per la veggente Baba. Quindi assolutamente non mi voglio perdere nulla su questo gioco e quindi ragazzi a poco ce le andremo a fare e ce le godremo. Insomma ragazzi, fatemi sapere la vostra un po' su questo episodio, è stato credo abbastanza corto e abbiamo visto varie cose insomma, quindi fatemi sapere un po' che cosa ne pensate di quel maledetto di Cell che ha distrutto subito appunto i carri armati, caccia del governo che lo ha subito attaccato, della guardia reale. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Dende, nuovo supremo che ha appunto ristabilito le sfere. E fatemi sapere, questa è la parte divertente, che cosa ne pensate di Gohan che ha dato buca ai genitori e non è andato al picnic. Perché ragazzi, lo abbiamo visto, cioè Goku e Kiki si sono ritirati e Gohan non c'è proprio andato. Quindi raga, buca totale, quindi fatemi sapere la vostra anche su questo. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' divertito. Se volete ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò.